Buongiorno Luigi e benvenuto al nostro caffè. Buongiorno Francesco, grazie per questa possibilità di colloquiare insieme su temi così importanti. Allora, ascolta, io oggi vorrei con te stamattina provare a parlare di un tema complesso e sempre in costante evoluzione, che è il tema della psichiatria e social media, ovvero di come è percepita da questa sorta di pubblica opinione online che si è creata, no? Questa public sphere, si potrebbe chiamare, digitale, di come è percepita la psichiatria oggi. Mi sembra un tema molto importante perché una parte della pubblica opinione, purtroppo, per fortuna, si forma sui social media. Sì, è un tema centrale e direi da entrambe le postazioni, cioè come i social media vedono la psichiatria e come la psichiatria vede i social media, perché diciamo è in questo intreccio che noi possiamo come dire, ragionare sui problemi principali. Ecco, a me pare una cosa, ma naturalmente è un'opinione personale, che i social media hanno bisogno di essere un sistema con dei controlli e anche con delle dimensioni etiche, perché quello che sta accadendo nel passaggio dalle esternazioni non controllate di ogni persona, no? Alle persone che poi vivono attraverso i social media, cosa che è sempre più frequente, no, stanno accadendo, diciamo, delle conseguenze sul piano della salute mentale delle persone, in alcuni casi molto, molto serie. Soprattutto questo riguarda alcune fasce di età. Faccio l'esempio che conosciamo tutto, diciamo, dei giovani, ma non riguarda soltanto i giovani, no? Ecco, e che possono portare anche a problematiche psicopatologiche serie e anche ad atti e comportamenti, e lo abbiamo visto non poche volte, atti e comportamenti autolesivi, se non addirittura di tipo, come dire, suicidario. Allora io credo che questo intreccio vada governato, non può essere lasciato soltanto, come dire, alle esternazioni che ogni persona in quel momento gli viene di fare, no? e le comunica al mondo attraverso i social media. Abbiamo bisogno, diciamo, di delle regole che facciano sì che la comunicazione sia importante e la comunicazione sia sempre più, come dire, ricca, ma contemporaneamente sia anche controllata, nel senso che le persone non possono buttare nel catino dei social media tutte le sensazioni, le impressioni, le valutazioni che fanno, soprattutto in un momento sociale in cui, diciamo, l'isolamento delle persone e la loro, come dire, solitudine anche, mi verrebbe da dire altro che connessione, no, ma sconnessione, può portare, diciamo, a sentimenti molto sofferenti che vengono poi esplicitati e buttati, diciamo, nell'area dei social media e che vengono poi recuperati dalle persone, diciamo, più sensibili e più a rischio. Ecco, io credo che ci sono due aspetti che vadano in qualche maniera chiariti. Cioè, all'interno di un dato di fatto che dico per chi ci ascolta e dico anche a te, ineludibile, che noi ci troviamo di fronte ad una rivoluzione, ad un cambio di paradigma che prescinde dalla volontà nostra di contrastarlo. Quando c'è un cambio in paradigma sociale, questo avviene indipendentemente, cioè quando è avvenuto non è che si possono costruire le barricate per evitare che ciò che comporta accada. Questo è un dato di fatto obiettivo, cioè noi ci troviamo di fronte ad una situazione che va governata, ma che comunque ha delle basi di tipo proprio tipiche, no? Delle rivoluzioni di tipo sociale, in questo caso una grande rivoluzione tecnologica, che porta ad un cambio di paradigma. La società è cambiata. Ecco, però dentro la società ci sono degli aspetti psichiatrici che vanno considerati. Da un lato, come tu giustamente dicevi, c'è il lato, proviamo a, come dire, a cercare di trovare i nuclei, no, importanti per poter ragionare e poter farci capire. Da un lato c'è il tema degli hater, cioè del rischio, no, che una comunicazione incontrollata possa provocare, come dicevi tu, dei danni a chi la subisce. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto è rappresentato dai giudizi che in qualche maniera passano attraverso la rete sulla psichiatria, che è il secondo aspetto. Io volevo che
ci soffermassimo un attimo su questi due temi, aggiungendo che il tema della regolazione è importante, ma non dimentichiamoci che purtroppo i social media non sono in mano degli stati, delle istituzioni, ma sono in mano di corporation private che fanno i loro affari. Questo va tenuto in ampia considerazione. Cosa ne pensi? Ecco, allora io credo che la visione della psichiatria che dà ai social media è una visione non solo sbagliata, ma anche molto pericolosa per le persone e per chi si deve occupare, diciamo, delle persone sofferenti. Perché in qualche modo il tema della salute mentale, il tema anche della salute, perché per alcuni aspetti c'è anche una problematica, diciamo, sulla salute fisica, è un tema molto, come dire, preso alla larga, ecco, preso in modo molto superficiale, no? Per cui non ci si rende conto di quali possono essere le conseguenze sulle persone delle cose che diciamo e che facciamo. E anche a maggior ragione sulle discipline, no, ecco, sulle tecniche, definiamole come crediamo, no, che si devono occupare di questo. Sotto questo profilo faccio un attimo un passo indietro. Ce lo dovevamo aspettare forse, perché quando abbiamo ragionato e costruito la cosiddetta psichiatria di comunità, in alternativa per fortuna alla psichiatria istituzionale, non abbiamo ragionato su come la comunità evolve sempre, non è una comunità statica, no? La società evolve sempre e quindi di volta in volta si possono presentare dei fenomeni, come adesso tutta, diciamo, l'importanza delle tecnologie che prima non avevamo, che entrano, diciamo, nell'area degli interventi della psichiatria di comunità. Quindi per alcuni aspetti un po' dovevamo aspettarcelo e non abbiamo riflettuto abbastanza su questo. Per questo ci colpisce e non sappiamo spesso come intervenire in queste situazioni. Allora io dicevo delle regole, però tu mi stavi dicendo, guarda che delle regole è difficile metterle, questo ritengo che tu abbia ragione, quindi non sono in disaccordo su questo. Se però procediamo con una sorta di società così divisa, società non coesa, società a basso capitale umano, come la definiva la World Bank nel 1993, no? Ecco, in qualche modo il rischio è che molte persone soffrano. E che la psichiatria non sia considerata, diciamo, uno strumento per far soffrire meno le persone, no, e se è possibile anche per guarirle. Quindi sono aumentati moltissimo tutti quei disturbi che anni fa avremmo definito DPC, disturbi psichiatrici minori, DPCM, disturbi psichiatrici minori, mentre perché non è la schizofrenia, non è la paranoia, non è la psicosi, ma invece stiamo vedendo come questi disturbi stanno diventando sempre più importanti e condizionano anche i comportamenti delle persone, non solo i comportamenti, come dire, verso se stessi, ma anche i comportamenti verso gli altri, perché c'è il rischio, no, e questo dobbiamo anche stare attenti come disciplina, di psichiatrizzare ogni evento reato. Stanno avvenendo delle cose incredibili ogni giorno, la risposta dei media è: eh beh, era una persona malata di mente che non veniva seguita, doveva essere seguita. Alcune volte vi sono anche delle reazioni molto, molto, molto gravi, molto pesanti nei confronti degli operatori sanitari. Ecco, non voglio adesso parlare di questo. Allora, in qualche modo dobbiamo trovare un punto di equilibrio e la nostra scienza deve costruire e ricostruire strumenti, diciamo, per poter essere in grado di gestire questa fase sociale con queste caratteristiche che non sono quelle che avevamo quando Sì. abbiamo cominciato a lavorare sul territorio. Sì, a me sembra che però ci siano due aspetti. Il primo è che comunque in qualche maniera la rete non è un qualcosa oramai, ma non l'è mai stata, secondo me. Nella mia lunga esperienza io affermo che non l'è mai stata. Cioè, non è qualcosa di separato dal contesto sociale, né è lo specchio. No, no, hai ragione. Condivido, condivido. Conseguentemente, il vero problema è che noi ci troviamo, come dicevi giustamente tu, di fronte ad una società che è cambiata, anche per merito, per colpa, secondo i punti di vista della tecnologia e delle scoperte tecnologiche, e conseguentemente la psichiatria deve farci i conti. Sia, come dire, per difendersi da false accuse, lo dico con chiarezza da psichiatra, sia anche per capire le nuove patologie o l'emergere, come dire, di un disagio che spesso la rete può mostrare come sintomo o come dire, manifestazione. Il vero problema però, Luigi, che continuo io ad avere e che ti pongo come problema, è che
Le nuove generazioni di psichiatri, noi siamo anziani, voglio dire, abbiamo diritto anche forse a non capirci tanto di rete, voglio dire, non so come dire, viviamo, veniamo da esperienze diverse. Però, diciamo, io credo che la nuova psichiatria non possa prescindere da una conoscenza approfondita della rete. E mi sembra che questo non stia accadendo. Cioè, ci si specializza in disturbi psichiatrici, come dire, parcellari, e non ci si specializza nel diventare degli psichiatri esperti di rete. A me sembra che questo problema esista e che non può essere affidato al buon cuore o alla curiosità di un singolo. Dovrebbe essere un problema istituzionale, visto che noi ci troviamo in una società in cui la rete è una parte fondamentale. Ma questo non accade, cosa ne pensi? Francesco, sono assolutamente d'accordo, perché se non si introduce il tema della rete nella formazione degli operatori sanitari, non solo psichiatri, ma a maggior ragione degli psichiatri, noi avremo, diciamo, un dilagare di idee, posizioni, diciamo, completamente diverse, ma anche, diciamo, incontrollabili e molto spesso, diciamo, patologiche. Allora io sono assolutamente d'accordo che su questo ci vuole una riflessione attenta nell'area della formazione, perché senza questa riflessione ognuno procede, ogni operatore sanitario, ogni psichiatra si fa un'idea del problema che non è l'idea, diciamo, che lo può davvero aiutare a rendere le persone meno malate e più consapevoli. Quindi sono completamente d'accordo con te. Sì, non solo, aggiungo che è indispensabile, cosa che, vi ripeto, non può accadere per l'uso individuale, ma deve essere qualcosa di istituzionale, dico Certo, io, certo, certo. che è necessario comunque imparare ad usare gli strumenti della rete e capirne, diciamo, la sintassi. Perché se no ci muoviamo su mondi paralleli che non si incontrano. Cioè, voglio Perfetto. dire, il problema, per esempio, di imparare a essere, purtroppo, lo dico tragicamente, imparare ad essere sintetici, imparare quindi a dare delle comunicazioni chiare, brevi, ma corrette, imparare ad usare i social media per interagire in maniera adeguata con le persone che vivono, come dicevi tu all'inizio, spesso la loro vita più sui social media, sì, che in rete che nel reale. Ebbene, questi sono compiti che in questo momento sono affidati alla, come dire, all'interesse individuale. Cioè, non funziona così. Non può funzionare così. Perché se no finiamo in mano alle corporation. Io non lo sto dicendo in termini politici o etici, lo dico come dato di fatto. È l'interesse di una corporation che gestisce la rete. È un interesse giustamente di tipo economico e punta conseguentemente a realizzare gli utili maggiori, non a risolvere i problemi dei suoi utenti. Siamo noi, cittadini, che dobbiamo provare a risolvere i problemi nostri. Però per farlo bisogna essere preparati. Questo è un tema importante, cioè la psichiatria si deve sporcare le mani con la rete, in maniera seria, non trovi? Sì, beh, peraltro mi ha colpito molto e sono d'accordo con la cosa che hai detto prima sulla questione dei tempi. No, ecco, il rapporto e i social media hanno tempi molto veloci e noi dovremmo anche riuscire a trovare una sintesi tra i tempi lunghi del lavoro psichiatrico, anche dell'intervento psichiatrico. Pensiamo alle psicoterapie, pensiamo anche ai colloqui clinici. Non voglio parlare della psicanalisi naturalmente, ma paradossalmente noi passiamo da una disciplina che ha curato e continua a curare, e anche con risultati soddisfacenti, diciamo, molte persone sofferenti di patologie alcune e di disturbi altri, quindi diciamo non vere patologie di tipo psichiatrico, con tempi molto più lunghi di quelli che invece adesso sono i tempi sui quali si configura la comunicazione, la cittadinanza, la costruzione di idee, la costruzione di sofferenze e l'esigenza, diciamo, di risolvere questi problemi. Sì, ecco, mi sembra l'ultima considerazione che vorrei fare è anche quello del tema su cui bisogna fare i conti e cercare di capire come ovviare. E succede anche a noi, dico a noi psichiatri con le nostre chat
professionali, che sono il breve tempo di permanenza di un contenuto. Oltre che essere sintetico, la rete tende a far decantare rapidamente un contenuto importante. Cioè si perdono i contenuti in una comunicazione che è affastellata. E anche questo è un problema dei problemi. Io non ho una soluzione, dico che dobbiamo occuparcene però, per capire come, per esempio, concetti complessi come quelli della psichiatria debbono fare i conti con questo affastellamento dell'informazione. E bisogna trovare una soluzione. Io non ce l'ho, Luigi, tengo a precisarlo, non ce l'ho. Noi con questi video, per esempio, cerchiamo di comunicare come si usa adesso, con i video, più che con la parola scritta. E quindi ci sforziamo, diciamo, come Società Italiana di Psichiatria, come Psichiatri Online, di andare incontro ad un'abitudine che è consolidata. Però al tempo stesso c'è il problema della rapida obsolescenza, di concetti che invece andrebbero approfonditi. E questo è un altro problema, non trovi? Sì, è un altro problema proprio perché se no tutto sembrano soltanto dei flash, no? Mentre il flash è quello che appare e scompare, mentre in quello che vediamo nelle persone, diciamo che comunque diciamo, noi trattiamo, quello che appare non scompare come un flash, anche se apparentemente potrebbe diminuire la sua importanza, ma rimane nella mente, nella storia della persona e può produrre immediatamente oppure anche in seguito, a seguito di situazioni reali che riaccendono questi problemi, dei livelli di sofferenza molto gravi. Tutto questo vuol dire un cambiamento epocale, storico della funzione e delle modalità di funzionamento della psichiatria. Perché se pensiamo alla psichiatria classica, se pensiamo alla psicopatologia, se pensiamo alla psicanalisi, e adesso diciamo, abbiamo 30 secondi per dare una risposta, evidentemente dobbiamo riuscire a costruire una psichiatria veloce, capace di comprendere velocemente, che non stia nei flash, ma che in qualche misura riesca ad entrare a comprendere il significato e però se, a, mantenga sempre la sua funzione di aiutare le persone. Sì, con una battuta per concludere e salutarti, io spero nelle nuove generazioni di psichiatri. Io spero cioè che si appassionino alla rete, non come utilizzatori banali di una chat, ma come è sempre stato nella psichiatria, osservatori capaci e attenti dei meccanismi. Cioè noi andiamo sempre oltre, come dire, l'aspetto formale. Questo da sempre la psichiatria è stato questo, no? Cercare di capire cosa ci sta dietro. Ebbene, io credo che anche nell'uso della rete, no? Nell'uso dei social media, nella comprensione delle problematiche e al tempo stesso delle criticità, sia una parte essenziale del lavoro della psichiatria del futuro. Questa è una mia opinione certa, la dico in realtà la dico da 30 anni, perché sono 30 anni che io penso queste cose, spero che oramai adesso ci sia arrivato il tempo di farlo sul serio, non trovi? Francesco, assolutamente, è proprio in linea con quello che dicevo prima. La psichiatria cambia in continuazione, non è una disciplina statica, ma non solo perché l'epidemiologia delle patologie, diciamo, cambia in continuazione, se pensiamo adesso alle trasformazioni epocali di molte patologie che prima vedevamo in un certo modo e adesso si presentano in altro modo, ma le nuove generazioni di operatori sanitari, per quanto ci riguarda gli psichiatri, ma questo vale anche per altre discipline, sono quelle che costruiscono, per quanto ci riguarda, la psichiatria del terzo millennio. E la psichiatria del terzo millennio non può prescindere da tutta l'influenza e il rapporto con un nuovo tipo di comunicazione, con un nuovo tipo, come dire, di socializzazione che è quello che i social media ci stanno portando. Sono totalmente d'accordo e ti ringrazio perché mi sembra che abbiamo fatto oggi un ragionamento di un certo rilievo, di una certa importanza. Ciao, alla prossima! Grazie a te, Francesco. Grazie, saluto a tutti.